Amici d'Onda Libera, siamo a San Costanzo, dove si è tenuta la 200ª Sagra Polentara, un'edizione importante che ha avuto anche grande successo di pubblico, vero Andrea? Noi abbiamo così dato una svolta un po' alla polenta, non limitandola allo steccato, ma integrandola con, grazie all'apporto di molti giovani che... Perché abbiamo visti tanti, no? Dietro gli stand, anche non solo della polenta. Infatti, ma anche negli altri angoli del castello, perché abbiamo valorizzato proprio appieno il castello, con delle piccole cose che però attirano gente. E i giovani, ecco, ripeto, sono quasi quasi più di noi un po' grandini, e questo è un buon segno. Un ottimo segno, direi. Perché per allestire tutta questa sagra con tutti questi punti siamo circa 110-112 persone che lavorano, sì, c'è chi lavora 3 ore, c'è chi lavora un mese, ma ecco, quando c'è la festa sono più di 100 persone, più di 100 volontari, ecco, che girano attorno a questi stand per così fare il ristorantino con servizio al tavolo, alla carta, come se fosse un ristorante, la bettola con i giovani, il tagliere che si sono inventati offrendo dei prodotti locali, dei formaggi, dei salumi e dei dolci, arricchendola con dolci, quindi un ambientino soft per fare due chiacchiere, quindi sulla terrazza che è stata attivata quest'anno. Legato alla tradizione c'è la teleferica, vero che è stata... Quest'anno abbiamo ripristinato un'antica usanza della teleferica, cioè la teleferica sempre dice questi vanno in montagna, no? No, invece la teleferica è un'invenzione sempre per arricchire il carnevale, il folklore, quindi anche della sagra, nella torretta, famosa torretta che sovrasta tutta la piazza nell'allestimento dello stand, venivano preparate delle piccole teleferiche che collegavano la piazza con i palazzi che si affacciano tuttora sulla piazza. Quindi era un modo, un servizio a domicilio della Polenta a queste famiglie che si affacciavano sulla piazza. In contropartita, questo servizio a domicilio era un'offerta che queste famiglie devolvevano all'organizzazione. Sempre legato alla tradizione c'è anche il gruppo folcloristico, giusto? Che è sorta così per scherzo, si racconta, ecco, in una scampagnata, rientro da questa scampagnata, questi così allegri musicisti, ecco, si vestirono chi con dei berretti, con delle giacche prese come capitava, tutti strumenti. Strumenti così improvvisati in occasione, con qualche ottone, qualche tromba di Floc, no, mitico floriano. E rientrarono in paese dai tuffi, vestiti così era meno peggio, dicevano: allora, perché non fate un gruppo? E da qui nacque l'idea di fare questo gruppo caratteristico, come c'era la racchia di Sarnano e quindi la matta di San Costanzo. Quest'anno poi c'è stata anche la sfilata molto suggestiva delle maschere, vero? Sì, le maschere di Venezia, che non è Venezia tanto per dire, proprio sono le maschere che da 30 anni a questa parte addirittura, quello diceva la signora Anna, che è la creatrice di queste maschere, sono un punto di riferimento del Carnevale di Venezia. E poi chi le volesse vedere comunque le può vedere in Palazzo Cassi. Adesso cercheremo di coordinare Palazzo Cassi, le mostre delle maschere del Carnevale di Venezia, con le opere d'arte di Patrizi, le foto in bianco e nero del paese in bianco e nero di Paolo Alfieri, poi abbiamo il museo dei Piceni al piano di sotto, il laboratorio della memoria anche, quindi speriamo di coordinare il tutto creando così un tour museale storico e culturale anche nel Palazzo Cassi di San Costanzo. Allora invitiamo tutti a venire la prossima Polenta, sì, che sarà quest'anno la prima domenica di marzo del 2015. Grazie Andrea. Prego, ciao.